Golfo di Napoli è uno scrigno di bellezze tra mare, spiagge, passeggiate nella natura, siti archeologici e luoghi sorprendenti. Un meraviglioso abbraccio tra la penisola Flegrea e la penisola Sorrentina, con le sue acque verdi smeraldo e il profumo di limoni. L'importanza di salvaguardare questo patrimonio unico al mondo è stata ribadita alla conferenza stampa Primo Meeting dei Comuni Plastic Free della Campania, le best practice per la riduzione dei rifiuti e dell'inquinamento dei mari, promossa dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Univerde, in partnership con Castalia Consorzio Stabile, Marnavi e l'azienda di servizi Penisola Verde. Su questi temi, i sindaci della città metropolitana di Napoli e altri rappresentanti istituzionali dei comuni della Campania, su invito del presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco, si sono incontrati in presenza e da remoto a Sorrento, celebre località turistica impegnata in prima linea nella campagna per un turismo sostenibile e la pulizia del mare. Se noi dobbiamo far respirare il nostro mare, questi rifiuti vanno tolti quando si presentano sulle spiagge, perché la mareggiata ma successiva li toglie, ma li riprende il mare, e non facciamo un bene al nostro mare, che poi noi nel nostro mare del bacino del Golfo di Napoli abbiamo anche un grande inquinante che è il fiume Sarno, che quando ci sono determinate correnti meteo marine fanno sì che questi rifiuti quando c'è gregale vengono verso la costa sorrentina, quando c'è un altro tipo di vento vanno a propagarsi su altre coste del Golfo di Napoli. Dunque il nostro servizio è quello di rimuoverli per non far sì che ritornino in mare. In 6 anni di attività amministrativa abbiamo tolto decine e decine di tonnellate di rifiuti dai nostri mari, e che molti fanno delle foto, fanno dei video per mero spot. Noi invece abbiamo fatto delle bonifiche vere e proprie, siamo andati a fondo con operatori tecnici subacquei, con le forze dell'ordine, la guardia di finanza, la guardia costiera, con tanti volontari che provenivano da tutta la provincia di Napoli, da Portici, da Ercolano, da Torre del Greco, e abbiamo rimosso decine di tonnellate che erano presenti anche su profondità un po' più particolari, perché quei volontari si può andare fino a 10 metri, noi siamo andati fino a 30 metri con degli operatori tecnici subacquei. Abbiamo fatto una mappatura dello stato dei luoghi di tutti i nostri fondali sorrentini, facendo anche iniziative in comuni limitrofi. In città come la nostra e in tante altre che vivono prevalentemente di turismo, che sono a vocazione turistica, vuol dire anche salvaguardare le bellezze della nostra natura e del nostro paesaggio. Sono le bellezze che ci rendono famosi nel mondo, sono le bellezze che ogni anno attraggono milioni di visitatori, sempre più attenti alla tutela dell'ambiente, sempre più attenti a quello che il paesaggio e la natura offrono. Noi lo facciamo in collaborazione con tanti attori del territorio, le cose non si realizzano mai da sole. L'amministrazione deve essere da stimolo, deve essere da coordinamento, ma senza il coinvolgimento della società civile, senza il coinvolgimento di tutte le attività del territorio, non si può fare più di tanto. Noi ringraziamo Penisola Verde per quello che fa, salutiamo l'amministratore delegato Luigi Cuomo che questa mattina è con noi. È un percorso iniziato anni fa dal nostro presidente del Consiglio Luigi Di Prisco. Il meeting è stato organizzato il 15 gennaio 2022, all'indomani dell'entrata in vigore della norma nazionale di recepimento della direttiva europea Single Use Plastic, contenente le nuove disposizioni sull'uso di prodotti in plastica monouso. Incoraggiare tutto ciò che è il superamento del monouso. Ecco, quindi no, rischiamo l'infrazione comunitaria perché è stata recepita in modo un po' furbesco la direttiva, mancano alcuni decreti attuativi, ecco perché ancora di più noi dobbiamo incoraggiare e aiutare i comuni che fanno cose virtuose. La direttiva ha un obiettivo strategico e l'obiettivo è ridurre il monouso, cioè quindi noi non è che dobbiamo semplicemente sostituire la plastica vergine con le bioplastiche o con la carta, noi dobbiamo favorire tutto ciò che riduce il fatto che io prendo una cosa e la butto, questo è il concetto. Poi è chiaro che ci sarà un minimo di cose che saranno monouso e cerchiamo eventualmente di farle comunque a quel punto sicuramente non in plastica vergine, ma l'obiettivo è incoraggiare il fatto che io per esempio uso dei dispenser, che prendo queste borracce e le riempio e quindi diffondo la cosiddetta acqua del sindaco, chiamiamola così, o comunque la possibilità di refilling, come si dice, e che magari le bioplastiche, che sono una grande tecnologia italiana, quindi hanno un valore, perché se io la plastica la faccio dal cardo, dal mais, invece che
dai fossili comunque ho fatto una cosa positiva. Il tema del SARN è un tema su cui io insomma sono d'accordissimo, la capacità di rigenerazione della natura è straordinaria, è chiaro che là c'è un problema antico di mancanza di fogne, di scarichi diretti, c'è tutto il tema delle famose vasche di laminazione, un tema di grande complessità. Comunque io sono convinto che sull'aspetto depurazione stiamo sulla strada giusta, dobbiamo accelerare, e quindi questo aspetto è un aspetto molto importante su cui sicuramente la città metropolitana e il Comune di Napoli saranno fortemente presenti. Io durante la mia consigliatura mi impegnerò molto su questo tema, perché è un tema vitale, perché la risorsa mare è una risorsa fondamentale per la nostra regione, è fondamentale per gli aspetti turistici, perché chiaramente noi siamo una regione che è sul mare, le persone vengono in campagna perché vogliono il mare pulito, vogliono fare il bagno, vogliono avere un rapporto col mare, è una risorsa anche dal punto di vista alimentare, perché il mare significa la pesca, è una risorsa dal punto di vista anche del valore immateriale storico, ambientale, il mare è un elemento fondamentale, e quindi su questo noi chiaramente dobbiamo fare un investimento. Questo investimento significa tecnologia, significa infrastrutture, significa educazione delle persone. La transizione deve avvenire assolutamente attraverso una partecipazione forte, un coinvolgimento forte dei cittadini. E questo riguarda sia la capacità, diciamo, di coinvolgimento, la capacità di informazione, sia, diciamo, la possibilità che, quando dico informazione corretta, e faccio un esempio, con l'aumento adesso dell'energia, quindi delle bollette, qualcuno ha provato a dire che, insomma, che in qualche modo addossare la responsabilità dell'aumento alla transizione, e invece è esattamente il contrario, il fatto che la transizione va a rilento, la transizione energetica, e per questo noi abbiamo, diciamo, siamo ancora, diciamo, dipendenti totalmente dai fossili, siamo dipendenti dal gas e quindi, diciamo, anche da mercati stranieri che vengono utilizzati anche a scopo geopolitico. Faccio questo esempio per dire che invece è proprio l'informazione nei confronti dei cittadini che diventa cruciale, informazione e partecipazione. Sto lavorando e chiudendo con tanti amici ambientalisti sulla vicenda dell'impiantistica dei rifiuti, il deposito, come c'è in alcune regioni, Alfonso, di una legge per la partecipazione ai processi, non decisiva, ma ai processi concessori, che dà la possibilità ai cittadini di avere quegli strumenti di conoscenza durante il percorso autorizzativo, dopodiché uno può essere favorevole o contrario, ma meno su dei dati di fatto. E attraverso l'accordo tra la città metropolitana e il governo c'è un finanziamento straordinario di 320 milioni di euro per progetti integrati. Nelle prossime ore uscirà la manifestazione di interesse, i sindaci hanno fatto già una call e possono godere dell'assistenza tecnica di Invitalia, ci sono diversi fenomeni tra cui anche quello ambientale. Però, ecco Alfonso, approfitto di questa platea, dobbiamo superare il localismo. Cioè il bando premia quei sindaci che sono in grado di mettersi insieme all'interno delle aree omogenee e quindi danno più premialità alla presentazione del singolo progetto che si può sempre presentare, perché noi dobbiamo utilizzare queste risorse uniche e straordinarie per trasformare realmente l'impatto di vita dei cittadini. Abbiamo perseguito e perseguiamo come Comune di Tivoli obiettivi di tutela ambientale, atmosferica, collaborando con l'ARPA, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, per il controllo delle emissioni delle industrie operative nel territorio comunale di Tivoli. Come comune, è stata ricordata l'ordinanza sindacale del luglio scorso proprio in materia di plastic free, un'ordinanza molto articolata che prende avvio dalla constatazione che un fiume, il fiume Aniene, che attraversa l'intero territorio comunale di Tivoli, che confluisce poi nel Tevere, che a sua volta confluisce nel mare, è uno dei canali attraverso i quali i rifiuti, quelli plastici in modo particolare, poi causano quelle orribili scene
che ormai siamo quasi abituati a vedere di oggetti monouso in plastica che diventano addirittura isole galleggianti su alcuni mari. Negli ultimi 2 anni abbiamo recuperato ed evitato di disperdere nell'ambiente e quindi nel mare oltre 5 milioni di bottigliette di plastica. E lo abbiamo fatto con la collaborazione dei cittadini. Un progetto quasi, mi verrebbe da dire, indiretto di educazione civica e salvaguardia dell'ambiente allo stesso tempo. Abbiamo installato macchinette mangiaplastica, così le abbiamo chiamate, in 8 stazioni della metropolitana di Roma e in 21 mercati rionali. In questo modo, con questa iniziativa, attraverso queste macchinette, i cittadini hanno, quelli che sono abituati a bere nelle bottigliette di plastica o anche semplicemente utilizzare alcune bevande, no? Nelle bottiglie di plastica, ma avevano la possibilità, invece di buttare le bottiglie normalmente anche all'interno dei cassonetti dedicati, ma di portarli in questi luoghi, inserirli in questa macchinetta che acquisiva la plastica per poterla riciclare e al contempo rilasciava o un bonus per ottenere un credito per caricare un biglietto dell'autobus oppure uno sconto da poter usufruire all'interno del mercato rionale. Barriere che bloccano le plastiche alla foce dei corsi d'acqua, dissalatori mobili sostenibili, azioni concrete di economia circolare basate sulla riduzione, il riciclo e il riuso. Nella direzione della salvaguardia ambientale operano le realtà partner dell'evento. Abbiamo raccolto migliaia di chili di plastica lungo tutta la costa italiana e ci ha consentito anche di raccogliere una gran quantità di dati sulla tipologia e sulla distribuzione di questi rifiuti. Possiamo constatare che in particolare a conferma degli studi ci sono sull'argomento, si concentrano alla foce dei fiumi, quindi in particolare alla foce del Po e alla foce del Tevere abbiamo riscontrato la maggior quantità di rifiuti raccolti. Questo conferma, come dire, ci aiuta a portare avanti quell'iniziativa che noi abbiamo già iniziato tantissimi anni fa. Di progettazione, realizzazione e sviluppo di barriere per la raccolta dei rifiuti galleggianti alla foce dei fiumi, quindi prima che raggiungano il mare. Noi partimos peraltro proprio dalla foce del fiume Sarno, già nel 2016, se non ricordo male, proprio per capire che cosa il fiume portasse, che cosa si poteva fare. Da allora abbiamo fatto molti sviluppi, abbiamo implementato il sistema sia nel Po sia nel Tevere, raccogliendo nel tempo veramente tonnellate e tonnellate di rifiuti. L'idea del dissalatore mobile marino. L'applicazione di questa idea consente di avere una grande qualità dell'acqua prodotta dalla distillazione, dal processo di distillazione e consente di salvaguardare l'ambiente, che è ovviamente lo scopo principale del nostro incontro. La salvaguardia dell'ambiente si traduce in questo caso nella protezione delle fasce costiere, nella protezione delle fasce costiere di ambienti delicatissimi, quali possono essere i nostri arcipelagi e le nostre isole. Infatti abbiamo, intanto per quanto riguarda la qualità, la possibilità con questo sistema di lavorare, di trattare acqua presa in alto mare, quindi in ottime condizioni, su dei fondali molto profondi. E questo qua, a differenza di quello che un dissalatore di terra può fare, perché evidentemente è costretto a prendere su fondali più bassi a distanza dalla costa ridotte. E poi abbiamo a bordo sistemato un sistema di rimineralizzazione tale che consente di ottimizzare i parametri chimico-fisici dell'acqua prodotta e quindi di renderla pronta all'immissione in rete. Venendo poi alla salvaguardia dell'ambiente, cioè i residui chimici, noi riusciamo a non disperderli nell'ambiente marino, li riusciamo a stoccare a bordo e quindi a mantenere ed evitare quindi di creare inquinamento. Per quanto riguarda invece la parte di Salamoia, evitiamo le forti concentrazioni che sono inevitabili per quanto riguarda impianti di installazione a terra, e quindi questo è il primo grave danno che viene fatto alla fascia costiera protetta, perché noi, producendo in alto mare, provvediamo a dissolvere questa salamoia e quindi eliminare, diciamo, le forti concentrazioni buttando via sulla parte di poppa ledica e quindi sfruttando la scia dell'edica per consentire, diciamo, una buona diluizione. Quando raccogliamo gli oli vegetali,
In cambio diamo oli che fanno i piccoli produttori. In 10 anni abbiamo dato 18.000 litri prodotti dai piccoli agricoltori per 150.000 euro di valore. Diamo prodotti del territorio in cambio di materiali da riciclare e abbiamo iniziato con le fragole della cooperativa Sole di Parete, cioè in piena terra dei fuochi. Noi ogni anno diamo 2 tonnellate di fragole, che sono un'eccellenza mondiale, le fragole che si fanno in piena terra dei fuochi. Quindi ai cittadini portiamo a far vedere i giardini dove si fa fatica per coltivare la terra e per avere l'olio. Solo così si può veramente fare qualcosa per l'ambiente. Le ultime iniziative che stiamo facendo riguardano il verde pubblico e la valorizzazione delle arance che fino all'anno scorso finivano come rifiuti. Facendo seguito alla prima iniziativa nazionale di Tivoli, svoltasi il 24 novembre 2021, il meeting di Sorrento ha avuto il merito di proseguire e rilanciare l'importanza di un tavolo di confronto permanente sui territori e per il quale è già stata fissata la tappa successiva. Il prossimo appuntamento dei comuni Plastic Free si terrà a Matera, nella splendida città dei Sassi, patrimonio mondiale UNESCO.